hanno scelto di chiamarsi Il Volo in omaggio alla musica che li ha presi per mano portandoli lontano e sempre più in alto. Piero Baroni, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno cominciato presto a mettere a frutto tutto il loro talento. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Vengono dalla Sicilia e dall'Abruzzo e hanno iniziato a cantare grazie ai loro nonni musicisti e tutti e tre dicono di non aver sognato altro che diventare cantanti. È il 2009 quando i tre ragazzi si ritrovano insieme sulla ribalta del programma Ti lascio una canzone di Antonella Clerici e allora all'improvviso la favola è inizio. Piero, il maggiore dei tre, ha gli occhiali e la parlantina disinvolta, Ignazio riesce con grande disciplina a perdere peso e Gianluca, il più giovane dei tre, afferma che con Il Volo è stato come trovare un'altra famiglia. Insieme partono alla conquista del mondo. Certo è che loro sono diventate tre star, raccogliendo successi strepitosi sui diversi palcoscenici teatrali e la loro ascesa oltreoceano non sembra conoscere limiti. Sono i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto con una major americana e hanno cantato O Sole Mio come ospiti del talent show American Idol, salutati da un tripudio di applausi e standing ovation. Il loro album di debutto al primo giorno di uscita è entrato al 10° posto della classifica dei CD più venduti degli USA. Ieri sera i ragazzi del Volo sono tornati come ospiti sul palcoscenico dell'Ariston a 3 anni dalla vittoria nel festival con la canzone Grande Amore.